Scusi, se Leni facesse una società mista, mettiamo con la Esso, che cosa succederebbe? Pagheremmo il 50% di tasse agli arabi. L'altro 50% ce lo divideremo fra noi. A Leni arriverebbe la metà di questo 50%, il 25%. Cioè la stessa cosa. Dare il 75% è come dare i cannoni agli arabi. Lei a questo modo rischia di sconvolgere le strutture attuali dell'industria petrolifera mondiale. Sono compromessi gli interessi dell'Occidente. Ma balle, le compagnie petrolifere non sono l'Occidente, sono delle società per azioni che fanno i loro interessi, punto e basta. Ma anche se ammettessimo che le grandi compagnie fanno gli interessi dell'Occidente, che cosa significherebbe? Che l'Occidente vuole tenere l'Italia come un paese di serie B? L'Occidente vuole tenere i paesi produttori di petrolio nelle attuali condizioni di arretratezza? A me non me ne frega niente di un Occidente che non ha capito che i paesi produttori fanno parte del terzo mondo. E il terzo mondo è in rivoluzione. Non saranno certo le compagnie petrolifere a fermare questa rivoluzione. La fermerà lei? No, non dico questo. Dico però che l'unico modo, non di fermarla, ma di impedire che ci travolga tutti, è di considerare il terzo mondo come un mondo di uomini e non di essere inferiori. Ecco fatto. Io chiedo ai paesi produttori di lavorare con me, di controllare quanto petrolio esce dalle pompe, di sedersi allo stesso tavolo, di partecipare alle stesse speranze e alle stesse responsabilità. Chi è più occidentale? Se l'Occidente non è soltanto un'espressione geografica, io o le grandi compagnie? Sentiamo un po' com'è venuta questa roba, sentiamo. Signor Mattei, la rivista Time ha deciso di dedicarle una cover story, un servizio completo sulla sua vita e la sua attività. Si presenti lei al pubblico americano. Beh, dunque, sono nato povero, in un villaggio delle Marche. Le Marche sono nel centro d'Italia. Mio padre era maresciallo dei carabinieri e pensi che fu lui a catturare un brigante molto famoso in Italia, il brigante Musolino. La mia infanzia è stata quella della povera gente, per la quale vivere è una fatica. Pensi che ho fatto persino il cameriere, a Napoli, alla zia Teresa. Comunque, a 14 anni ero apprendista in una fabbrica di letti, poi sono passato in una fabbrica per la concia delle pelli. A 20 anni o giù di lì sono diventato il direttore di questa fabbrica.